Lo sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta, con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Da oggi puoi calcolare il costo della tua manutenzione online. Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click. Amici di Non Solo Mare, siamo a una serata particolare e con me c'è il presidente dell'Unione Internazionale Motonautica, Raffaele Chiulli. Normalmente siamo noi che partecipiamo a serate importanti organizzate per premiare gli atleti della motonautica con l'UIM. Purtroppo causa pandemia questo non si è potuto fare da qualche anno. Questo invece è un atleta della motonautica che ha invitato la UIM, ha invitato Raffaele Chiulli, ha invitato tutta la UIM a partecipare al suo matrimonio. Quindi ha voluto rendervi partecipi di un momento privato della sua vita. Certamente, è un grande piacere essere qui stasera. Essere con tutti i tecnici, gli ufficiali, oltre ovviamente a Maurizio Schepici, che tanto hanno dato al nostro sport e che ancora una volta ha dimostrato come attorno ai valori dello sport, tra cui c'è il rispetto, c'è l'amicizia, si possono costruire relazioni che vanno al di là dell'evento sportivo singolo e che possono durare una vita. Quindi siamo molto fieri di questo rapporto, siamo molto fieri stasera attorno a questo evento privato, di aver aggregato tanti rappresentanti dello sport, delle istituzioni, dai meccanici ai tecnici, alle persone che fanno sì che questo straordinario sport possa essere praticato da tanti e possa essere visto, grazie anche al vostro servizio, da tanti appassionati. Quindi un bellissimo momento di cui sono molto fiero e sono anche un pochino emozionato. E noi vorremmo emozionarci anche per quello che sarà appunto la motonautica che quest'anno torna a essere protagonista. Quindi dopo questa bella emozione di vedere Maurizio che si sposa, adesso toccherà a tutti gli atleti della motonautica dare di nuovo quello spettacolo a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa. Insomma, la motonautica ha sempre dato tanto spettacolo nel mondo. Ce lo auguriamo tutti, ne abbiamo veramente bisogno, ma sono convinto che così sarà, perché lo sport è questo straordinario mezzo che ci consentirà una ripartenza assolutamente forte e che faccia sì che nessuno rimanga indietro. Grazie Presidente. Grazie a lei. E sempre da questa bellissima serata dedicata a Maurizio che si è sposato, con me c'è l'ex ministro della funzione pubblica che oggi ricopre un ruolo importante, presidente del microcredito, però è qua in vesti anche di amico di Maurizio Schepici, anzi direi che per prima cosa è qua proprio nelle vesti di amico di Maurizio Schepici, un amico personale che ha voluto accettare l'invito di Maurizio ed essere presente a festeggiare con lui questo momento, questo giorno importante. E io ci terrei due parole su quello che è la vostra amicizia personale, perché penso che insomma lo conosce da tanti anni. No, ma Maurizio è una persona con un grande cuore, soprattutto è un amico, quindi partecipare insieme a lui, intanto sono onorato di essere stato invitato, quindi significa che anche lui lo stesso sentimento che nutro io nei suoi confronti, quindi quello di un'amicizia autentica. E poi Schepici non si può non amare, perché è un amico, nei momenti del bisogno c'è, e questo credo che sia il valore più importante dell'amicizia. Poco fa avevo il presidente dell'Unione Internazionale Motonautica, che qua anche lui è stato invitato da Maurizio Schepici. Ecco, si parlava dell'importanza dello sport a tutti i livelli per formare l'uomo, perché poi Maurizio, lo vediamo oggi, è qua, si è sposato, è diventato quello che è diventato probabilmente grazie anche a quei valori che trasmette lo sport. Penso che questo lo si può dare a tutti coloro che magari ascoltano, ecco, a qualsiasi livello, no? Perché i ragazzi con lo sport crescono molto. Sì, crescono, e soprattutto lo sport deve diventare ancora di più un pilastro sul quale poggiare anche le nuove generazioni di italiani. Noi qui anche a Fiumicino dobbiamo far diventare la nostra città la città dello sport, la città, perché abbiamo tanti campioni dalla nautica, dalla motonautica, dalla box, dalla pallavolo, dal judo e anche molti olimpionici, insomma. E quindi la materia prima c'è, mancano un po' le infrastrutture, ma su questo dobbiamo lavorare. E tra l'altro proprio con il presidente della UIM possiamo confermare come lo sport diventa anche veicolo di turismo internazionale, perché poi tutti questi
team che si muovono portano con loro un movimento che insomma porta anche turismo perché fa conoscere le nostre località, e quindi c'è questo interscambio, probabilmente un veicolo, lo sport che toglie i confini. Sì, lo sport non solo è un veicolo che fa crescere i giovani, noi dobbiamo ripartire sempre da lì e dobbiamo offrire ai nostri ragazzi tutte quelle opportunità che invece in altri paesi ci sono. Però l'Italia non è seconda a nessuno, ripartire dagli enti locali può essere uno dei presupposti fondamentali per ricreare quel tessuto che crei poi anche economia, perché lo sport, come dicevamo prima, non è solo la pratica in quanto tale, ma intorno allo sport c'è un indotto importante, quindi le infrastrutture sono fondamentali, avvicinare lo sport anche nelle scuole è altrettanto importante, prendendo esempio da campioni come Maurizio. E noi ringraziamo Mario Baccini che oggi ricopre questo ruolo importante, perché il microcredito in questo momento penso che sia vitale per molte delle nostre aziende che devono riprendere quel binario che avevano provato a riprendere dopo la pandemia. C'è stato un attimo di problemi con questa guerra che ci sta un attimino mettendo in difficoltà, però noi siamo gli italiani, no? L'Italia ha superato mille difficoltà, supereremo anche questa? Sicuramente, però gli italiani a un certo punto bisogna anche aiutarli, quindi hanno delle grandi potenzialità, l'Italia si vede soprattutto nel momento del bisogno, abbiamo visto mille esempi quanto gli italiani in questa pandemia, quanto sono stati all'inizio disciplinati, nessuno pensava che l'Italia potesse superare questo problema, quindi grazie a questo, però è anche vero che cioè, lo spirito di sopportazione ha un limite e quindi le straordinarie risorse che abbiamo in Italia vanno messe a frutto e non sempre sperare che qualcuno pensi a noi possa essere la soluzione. Dobbiamo pensarci da soli, essere più autosufficienti, non dipendere da tante altre economie, anche perché la mano di Dio ci ha dato tanto, dobbiamo impedire che la mano dell'uomo ce lo tolga. E sempre da quella che è la serata dedicata a Maurizio Schepici, un pilota italiano, un atleta italiano, con me c'è il presidente della Federazione Italiana Motonautica che è stato invitato sia nelle vesti di presidente della Federazione Italiana Motonautica, federazione per cui Maurizio corre, e sia anche penso per un rapporto di amicizia che si è creato in tanti anni, perché Maurizio è arrivato ormai da 15 anni che partecipa alle varie competizioni. Beh, insomma, come con molti atleti poi nasce anche un rapporto personale. Sì, sono qui come amico innanzitutto. Dopo una settimana complicata per risolvere il problema delle patenti nautiche nell'ambito delle nostre attività, risolto positivamente, quindi dicevo, nonostante una settimana complicata non ho voluto mancare, perché al di là dei suoi meriti di pilota è comunque per me un amico, lui Emanuela. Quindi ho voluto esserci e sono molto contento, perché una bella serata con tanti amici. Ecco, dicevo che tra l'altro quest'anno è un anno particolare per Maurizio, perché oggi si è sposato, pochi mesi fa ha preso la Palma d'Oro, un mese prima aveva preso il Leone d'Oro. Beh, due premi importanti, due riconoscimenti importanti che hanno premiato in qualche modo anche la motonautica, perché so che per esempio il Leone d'Oro è stato la prima volta che hanno scelto di assegnarlo a un atleta della motonautica. Maurizio è uno di quegli atleti che ha dato tanto allo sport motonautico. Spesso capita che anche grandi atleti diano molto più che allo sport a se stessi. Maurizio ha dato a se stesso, ma ha dato alla motonautica, alla nostra federazione. Signore e signori, attendiamo lo sposo qui. Oltre che pilota, è anche un bravo organizzatore. E quindi quello che la federazione gli riconosce non sono solo le sue qualità di pilota, ma anche il suo grande impegno e il fatto di aver gareggiato sempre con delle risorse proprie, cosa molto importante, perché noi abbiamo tantissimi questuanti e Maurizio non è fra questi, e ha ricevuto molto meno di quello che lui ha dato da noi.
Ecco Presidente, spesso si sente dire che vicino a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Manuela sicuramente è stata una grande donna e l'ha reso forse anche più uomo, però penso che per quello che riguarda Maurizio, come molti atleti, beh, lo sport ha dato tanto nella formazione di quello che oggi rappresenta per esempio Maurizio, ma come credo molti atleti, no? Hanno imparato molto dallo sport, lo sport li ha un po' plasmati nella loro vita, il percorso di un atleta. Lo sport è come la vita, è fatto di grandi gioie, di grandi delusioni, di momenti di sconforto, di momenti di euforia. Anzi, direi che lo sport mette in evidenza tutti questi aspetti che nella vita magari sono un po' più soffusi, nello sport sono molto più violenti, cioè la gioia è una gioia straordinaria, la delusione è veramente cocente. E devo dire che le persone che oltre a essere ad avere buoni risultati nella propria vita, nella propria esistenza, nel proprio lavoro, riescono ad affermarsi anche nello sport, beh, secondo me hanno qualcosa in più degli altri. E quindi invitiamo tutte le famiglie, perché la Federazione Italiana Motonautica ormai da qualche anno è impegnatissima nell'avvicinamento ai giovani, e io direi di invitare tutte le famiglie ad avvicinarsi con fiducia a questo magnifico sport, perché voi avete tutto quello che serve per, da una parte, farli divertire e farli vivere questa magnifica disciplina della motonautica, ma anche di trasferire loro quelli che sono i veri valori dello sport. Noi siamo l'unico sport motoristico che dà una formazione completa in modo totalmente gratuito. Devo dire che i risultati si stanno vedendo e nel medio periodo i nostri sforzi e anche i nostri investimenti sono stati ripagati molto più di quanto noi sperassimo. Proprio oggi mi è stato comunicato dalla gara mondiale di Ibiza, campionato mondiale di moto d'acqua, due ragazze giovanissime delle moto d'acqua, provenienti entrambe dalle categorie giovanili, prima e terza, in un panorama di 16 o 17 nazioni. E avere due ragazze così giovani, nostre studentesse delle nostre scuole motonautiche, nei primi tre posti del mondiale, per me è una soddisfazione straordinaria. Grazie Presidente, la lasciamo ai festeggiamenti. Grazie a voi. Metti not only boat, a lifestyle. Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanner Marine, special boat for special people. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Oh, just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. We'll be right back.
SPX, The New Generation Rib. E mi ha raggiunto in questo momento un volto molto familiare a tutti quelli che seguono questo meraviglioso sport, la motonautica. Oggi Maurizio Schepici ha voluto che ci fosse presente anche Fabrizio Boffi, in rappresentanza di tutto quello che è la squadra dei Bergamo Scuba Angel. E Fabrizio, intanto per te Maurizio è diventato negli anni anche un amico, e quindi te sei anche in veste di amico, ma rappresenti anche quello che è la Bergamo Scuba Angel, perché lui ama tutti i ragazzi della Bergamo Scuba Angel. Sì, principalmente come amico, perché Maurizio in questi anni è diventato rapidamente un nostro amico, una persona grande e meravigliosa, e sono felicissimo di essere stato invitato a questo bellissimo evento. Approfitto per rinnovare i miei auguri a Maurizio e Manu, perché hanno organizzato una bellissima festa, e ovviamente auguro a loro tutto il meglio per un radioso futuro insieme. Quanto può essere importante quello che è stato il percorso di Maurizio anche nel mondo dello sport? Molto spesso sentiamo dire, no, che vicino a un grande uomo c'è una grande donna. Manuela lo è. Però anche lo sport avrà dato il suo contributo nel formare quello che Maurizio è diventato negli anni. Beh, io ho conosciuto Maurizio dall'inizio della sua carriera, al primo Turtle Test, che mi ricordo ha fatto con noi, è stata un'avventura, una cosa epica, e devo dire che Maurizio ha fatto un percorso di crescita eccezionale. È diventato un campione, uno sportivo, e sicuramente credo che lo sport, sicuramente senza nulla togliere al merito di Manuela, ma che lo sport abbia contribuito a fare di lui una persona migliore. Ecco perché noi lo diciamo sempre, molto spesso quando si sente parlare di sport si pensa all'allenamento fisico, alla forma fisica, che per carità lo sport dà anche questo, però mi dicevi anche voi nel vostro mondo, quando vi preparate per essere sempre concentrati, pronti a intervenire, ecco, c'è una formazione che va oltre quello che è l'aspetto fisico, c'è un aspetto che è educativo proprio, perché bisogna lavorare in squadra. Sì, assolutamente, in particolare anche per noi non è solo un aspetto fisico e quindi di performance, ma è un aspetto di tecnica e di educazione mentale a lavorare insieme e soprattutto a gestire situazioni di grande stress. E questo è grazie allo sport, che diventa un'educazione per tutti noi e quindi ci rende migliori, ci rende persone abili a gestire situazioni critiche, momenti di tensione, sempre con la lucidità. E credo che anche per la parte, diciamo, dei piloti sia veramente un grande percorso di crescita. E io ho voluto che Fabrizio sottolineasse questo aspetto, perché magari molti che seguono quello sport della motonautica ambiscono, sognano di diventare un giorno il protagonista della Tommy One, per esempio, una barca bellissima che ci rappresenta con l'orgoglio italiano in tutto il mondo. Ecco, magari ambiscono ad arrivare lì. È importante proprio capire che si cresce. Sì. Seguendo determinate regole, sì. Ma questo poi lo si riporta, ecco, oggi se Maurizio, abbiamo visto quello che è anche nella vita privata, è molto lo deve a quello che è stato il percorso, certo, col quale lui è cresciuto nel, certo, mondo sportivo. Certo, assolutamente, come hai detto tu, lo sport non è solo un aspetto fisico, che sicuramente i genitori devono mandare i giovani a fare sport, possibilmente, sì, motonautica. Sì, beh, motonautica è ovviamente una parere di parte, però sicuramente lo sport è un'educazione vissuto come tale, quindi come crescita di maturità a livello di gestione della competitività, che non è una guerra, non è una lotta, ma è una sfida che comunque deve garantire nell'ambito della competitività
dei valori che sono quelli del rispetto, della sportività. Questo è un grande lavoro. Una volta che li hai imparati poi ti rimangono anche nella vita? Credo di sì, è una cosa che aiuta nella vita ed è una cosa che dovrebbe essere enfatizzata e valorizzata a livello sociale, perché proprio lo sport è una forma di educazione. Adesso due parole invece, devi svelare cosa ti ha detto Maurizio nel 2014, credo fosse il 14, quando sei andato a tirarlo fuori, che era sotto sopra per la prima volta in vita sua, perché il Turtle Test in piscina, voi eravate intorno, lui sapeva che c'eravate, ma lì si è girato davvero. Sì. Cosa ti ha detto? Beh, la prima cosa che ha detto me la ricorderò sempre, perché è uscito e ha detto: ora sono davvero un campione, ora sono davvero un pilota. Ed è vero, perché in effetti è una, come dire, un test di vita e di capacità di gestire appunto la situazione di emergenza, di stress, e quindi è un momento di crescita. Al di là... Ti senti maturo? È la maturità? Beh, voglio dire, non voglio usare... Cioè, nello sport della motonautica, esatto, non voglio usare delle parole troppo importanti, però è sicuramente... Nell'offshore è un po' l'esame di maturità. Sì, sì, è un momento di crescita, è la capacità di gestire una situazione, appunto, come dicevo, di stress e di emergenza, e quindi è un momento di crescita importante. Grazie mille, ciao Fabrizio. Grazie a voi e a presto, ciao. Ed eccoci al mattino seguente, è terminata una bellissima giornata dedicata a quelle che sono state le nozze di Maurizio Schepici e Emanuela, io la definisco sempre la first lady del Tommy One. Insomma, avete celebrato un giorno importante, per te le emozioni non finiscono mai, perché in questo periodo ne hai vissute tante, dal Leone d'Oro si è passato alla Palma d'Oro e adesso c'è Emanuela, la first lady è diventata d'oro. Sì, grazie intanto Francesco di essere stato presente. Abbiamo visto che c'erano tanti amici. Tanta motonautica presente. Sì, tanta motonautica. Ci stava il presidente Vincenzo Iacoiani della Federazione Italiana, il presidente Raffaele Iolli, Federazione Mondiale. Ci stavano tanti amici. Oggi ho ricevuto tantissime telefonate. La risposta per tutti i presenti, ho sempre detto, le cose belle riescono perché ci sono presenti persone belle. Questo è stato uno degli aspetti che ha caratterizzato tutta la festa di ieri, appunto diverse figure che rappresentavano diversi ruoli nella vita sociale, però ecco, ieri erano tanti amici, un gruppo di amici che hanno voluto essere presenti e festeggiare insieme quello che è stato un giorno molto importante, perché insomma, anche se te da tanti anni ormai con Manuela sapevamo, però insomma si è celebrato quello che è il matrimonio proprio ufficialmente, adesso siete marito e moglie. Qualcuno ti ha detto: non sei più un ragazzo. Qualcuno mi ha detto: non sei più ragazzo. Sono sempre un ragazzino, no ragazzi. Però ho voluto coronare questa bellissima cosa, appunto, come dici tu, è da 20 anni. E l'abbiamo deciso, penso, da circa 5-6 mesi. Abbiamo fatto le cose in fretta e furia, non volevo far passare ancora del tempo. E ringrazio ufficialmente anche il presidente Giovanni Malagò, che doveva essere presente, però per motivi sportivi mi ha mandato un bellissimo messaggio di augurio, sicuramente lo incontrerò questa settimana, dove appunto ha salutato tutti, ha salutato me, ha salutato Manuela e tutti gli invitati presenti. Cosa devo dire, Francesco? Abbiamo finito tardissimo, siamo arrivati a casa che erano le 3. Hai anche bevuto, cosa che te difficilmente fai? No, ho bevuto un bicchiere soltanto. Un bicchiere. Siamo riusciti a far bere un bicchiere a Maurizio? Un bicchiere di vino. E sono contento, ripeto Francesco, perché è riuscita una festa fantastica, anche dal servizio, abbiamo messo un po' di musica, dove ho visto che ti sei scatenato pure un pochettino te. E aspettavo solo quello. Hai anche bevuto il rum, ho visto ieri, e mangiato i confetti. C'era tutto quello che mi serviva per una bella serata. Ecco, dicevo, ieri ho chiesto un po' ai vari protagonisti, al presidente dell'UIM, al presidente della federazione e a Fabrizio Boffi, che tra l'altro era presente come Bergamo Scuba Angel. Lì c'è un detto che dice: vicino a un grande uomo c'è sempre una grande donna. Emanuela, abbiamo testimoniato tutti, insomma lo sappiamo, è una grande donna. Quanto però ha inciso anche lo sport nel farti diventare quello che oggi sei? Quindi la componente, diciamo, agonistica dello sport vissuto come lo stai vivendo tu nella motonautica, quanto ti ha reso più uomo, visto che da ieri non sei più un ragazzo? Tanto. Ho già baciata prima. Devo dire che il 50%, Francesco, perché anche il mondo imprenditoriale mi sta andando veramente bene. E anche perché hai visto, ieri ci stavano pure tanti importanti imprenditori,
per privacy non posso citare nessun nome. Poi ho visto che hai fatto anche delle interviste dove ci stava anche, questo lo posso citare, ci stava il ministro Mario Baccini, che saluto. Chi era qua in veste di amico? In veste di amico, sì. Tutti i presenti erano in veste di amici. Sai che dal filtro passano 3.270 litri di olio motore all'ora? La rete Suzuki ti aspetta, con ricambi originali, professionalità e trasparenza. Non compromettere il corretto funzionamento del tuo fuoribordo. Da oggi puoi calcolare il costo della tua manutenzione online. Manutenzione Chiara Suzuki. A portata di click.